Come mai hai organizzato questo campus estivo? Ma dici a me, ma non lo so come mai, dovresti essere te che rispondi che ci vieni, non lo so. Ma l'abbiamo organizzato perché abbiamo organizzato questo campus, questo Grest, questo Grest della parrocchia di Cristo Re, perché l'abbiamo organizzato? C'erano le piscine, andavano sfruttate in qualche modo da soli, poi non la riempivamo abbastanza, ho detto vabbè perché non chiamare 44 bambini dal catechismo e riempirli per tutta l'estate? Eh, per trascorrere dei momenti di gioco insieme a tutti e poi Don Piercarlo si sentiva un po' solo durante l'estate, quindi aveva bisogno della nostra compagnia. Ho un lieve mal di testa grazie alla vostra compagnia, comunque no, ma mi va molto bene. Una spiaggia in pieno centro, ad ospitarla in un'atmosfera divertita e serena, la parrocchia di Cristo Re, guidata da don Piercarlo Medinelli e don Luca Palei. Sono loro che hanno attrezzato uno spazio giochi con piscine e coadiuvati da 15 animatori che si occupano dei bambini del quartiere, hanno impegnato anche le catechiste che si prodigano per garantire loro un buon pasto. Un'iniziativa che coglie la missione educativa parrocchiale nei confronti dei bambini e degli adolescenti, ma anche per venire incontro al termine dell'anno scolastico alle necessità delle famiglie e dei genitori che lavorano. No, il senso è quello di vivere insieme un momento di gioia e di festa con i bambini del catechismo e soprattutto con l'aiuto delle nostre, dei nostri ragazzi, e ragazze della, della parrocchia che eh, seguono eh, questi bambini e devo dire in maniera incomiabile. E poi che non si vedono qui ci sono le catechiste che sono a far da mangiare in cucina ovviamente, quindi così. E questo perché lo facciamo? Perché pensiamo che sia una cosa bella vivere i momenti insieme e per, perché pensiamo anche che ci sia un aiuto alle famiglie che tante volte hanno un po' di difficoltà in questo periodo così per eh, finita la scuola, per non sapere cosa, come collocare i ragazzi tante volte. I loro figli, insomma, così, ma non è solo una questione di collocamento, ovviamente, è una questione molto più sostanziale, insomma, nel senso che come parrocchia pensiamo di doversi dedicare soprattutto ai ragazzi, quindi fare un lavoro proprio che sia, che sia bello. Dicevamo un progetto educativo che impegna i bambini a confrontarsi giocando con temi significativi ed importanti. C'è un progetto educativo perché noi abbiamo scelto la favola di chi? Alice nel Paese delle Meraviglie. E cosa ci insegna questa Alice nel Paese delle Meraviglie? Che dobbiamo sognare, che dobbiamo rispettare chi è diverso, che non dobbiamo escludere le persone diverse. Certamente, sì, è uno stimolo quello del racconto che seguiamo di Alice nel Paese delle Meraviglie: è uno stimolo per farci scoprire anche dei valori che poi ritroviamo anche nel Vangelo, insomma, meglio il Vangelo che li ha ispirati, ma insomma, comunque eh, i valori che sono poi quelli della, del vivere assieme, insomma, del salvare persi incontrare tra ragazzi. Anche quest'anno è stato fatto il possibile per ospitare tutti, ma le richieste del quartiere hanno superato le disponibilità. Il Grest proseguirà fino alla fine del mese, lasciando in ogni partecipante un bellissimo ricordo estivo e un bel ricordo rimarrà anche alle famiglie.